Buonasera carissimi amici, Ciao. benvenuti all'ennesima puntata del canale Tony Sbriglio che verterà su un lavoretto fai da te in camper. Avevamo già promesso tante e tante di quelle volte, ma non c'è stato mai il tempo di registrare questa benedetta puntata, del fatto di trattare un argomento che peraltro anticipiamo è stato già trattato da persone che sanno il mestiere, bravi elettrauti, bravi elettricisti, e per cui proprio partendo da questo principio, dal principio del fatto che non tutti i camperisti, anzi un 80-90% dei camperisti non sa leggere un circuito stampato, si dice circuito stampato, e tenendo conto anche che in questo buon 10-20% molti camperisti non sanno effettuare lavoretti fai da te, e allora come sempre il mio uso mi sono inventato un piccolo strumento, si può chiamare strumento? Sì, un accessorio. Un accessorio che lo può fare chiunque, a costo anche zero, o al massimo con 3-4 euro ho risolto il problema. Stiamo parlando di che cosa? Stiamo parlando di avere la 220 prodotta dall'inverter per tutto l'impianto del camper. E allora che cosa ho fatto? Sono andato io ad informarmi perché volevo la 220 dell'inverter su tutto l'impianto del camper. L'inverter l'ho comprato io, l'ho montato io, potete andare a vedere il video, ho speso solo 136 euro ed ho un inverter, come vedete dal video, addirittura con un quadro di comando, se così si può dire, fuori, l'inverter montato giù sotto la poltrona, per cui non devo andare a scoperchiare la poltrona, queste cose così, molto utile, dopo lo usa regolarmente pure lei, sì, tranquillamente. Sul display c'è l'indicatore del consumo della batteria, andate a vedere il video sull'inverter e vedrete. Comunque, e mi chiesero una certa somma, non poca, attenzione, per non spendere tutti questi soldi e per avere un accessorio facile da usare e da portare, che il principio mio è quello che io, bruciato da quello che ci ho rimesso nell'altro camper, tutti i miei accessori sono tutti da, li puoi staccare e te li porti in un altro camper, li puoi passare ad un amico, puoi fare quello che vuoi, andate a vedere i video e ditemi se non è così. E allora io mi sono inventato un qualcosa che, per carità, non è che ho scoperto l'acqua calda e manco il fil di ferro, giusto? No. Ma che ci permette di avere la 220 in tutto il camper, a me personalmente a costo zero, e anche se uno non capisce nulla del fai da te, può assemblare, e ora ve lo faccio vedere facilmente. È uno strumento facile, 1 metro, 2 metri di cavo, quello che volete, e 2 di questi qua, 2 maschi, 2 spine, in poche parole. Questo qua la inserisco o direttamente su uno dei 2 uscite dell'inverter, ma siccome l'inverter è sotto e c'è il comando sopra, ho portato una ciabatta, metto questo, ecco qua, questo lo metto qua dentro e c'ho 2 spine. Una, ora faccio vedere, va sulla ciabatta dell'inverter, o se tolgo questa direttamente giù sull'inverter. L'altra va sulla presa del televisore. Perché diversi? Perché diversi? Perché io l'ho assemblata a costo zero, perché sono 2 spezzoni di filo che ho tranciato, che ho trovato su 2 elettrodomestici che erano messi me ne ho messi da parte, dovevamo buttare. Questo è un vecchio ferro da stiro e questo qua è un ventilatore. Che cosa ho fatto? Li ho uniti, comunque li ho saldati con lo stagno e quant'altro, lo faccio vedere regolarmente. Ho messo un pezzetto di scotchiverde per vedere dall'esterno, per vedere dall'esterno dove sono uniti da qui. Qua dentro è stato saldato con saldatore a stagno e poi direttamente è stato incapsulato sopra con il fono, con non ricordo come si chiama, il coprifilo. E però ho messo questo qua esterno per farvi capire dove inizia un filo e dove finisce l'altro. È lunga quasi 3 metri. E ora vi faccio vedere come funziona. Ah, ancora prima di fare vedere il funzionamento, scusateci se ci dilunghiamo. Questo perché? Perché avendo la 220 su tutte le postazioni, in special modo sulla cucina e nel bagno, cosa accade in cucina?
In cucina capita che se tu vuoi usare il mini pimer, il robottino da immersione, ovviamente non ce l'hai la possibilità di attaccare il filo, non è così lungo per arrivare dove è la presa dell'inverter. Dell'inverter, ovviamente. E quindi a meno che uno non abbia una prolunga, ma bisogna mettere una prolunga, ma quando si è in viaggio, ovviamente certe volte non abbiamo a disposizione di tutte le comodità che abbiamo in casa, e quindi Tony ha escogitato, sicuramente non sarà una nuova invenzione, ma è un escamotage per avere a costo quasi zero una possibilità per utilizzare tutti gli elettrodomestici del camper dove ti trovi nel bagno, utilizzando le stesse prese già della 220, già come esistenti. Se avessi acceso un gruppo elettrogeno, come l'avevo prima, mi fermavo su qualsiasi rifornimento, accendo il gruppo elettrogeno, la 220 dappertutto, per cui questa è la comodità. Ora vi faccio vedere come funziona, seguitemi. Allora ragazzi, considerando che l'inverter si trova qua sotto, come già ho fatto vedere nel video precedente, eccolo qua, copriamo tutto, e che poi abbiamo una ciabatta, come potete vedere, questa qua è la ciabatta dell'inverter, dove arriva la 220 dell'inverter. Questa invece sopra è dove c'è la 12 volts, la 220 e l'antenna. Qui io andrò ad inserire l'altro capo di questa linea prolunga con due maschi e avremo la 220 su tutto il camper. Faccio vedere. Questa la mettiamo sulla ciabatta della 220. Perfetto. Prendiamo l'altro capo del filo e lo andiamo ad innestare, come potete vedere. Ecco qua. Per vedere se funziona veramente, mi sono attrezzato di una spia. Per spia ho questa lampada, perfetto. Vado sull'innesto 220 sopra la cucina. Questo è un vecchio filo, sempre riciclato, di una vecchia TV, e lo metto così. Ok? Perfetto. Guardate cosa accade. Spengo qui, accendo, ecco qua. Spengo l'inverter, accendo l'inverter. Allora, cari amici, ora proviamo la presa del bagno. Va bene? Allora venite con me. Nel bagno io ho montato questa qua provvisoriamente, faccio vedere, accendo la luce, e qua attaccata sopra qua. E allora cosa aspetta un attimo? Angela, aspetta quando dico io, comando accendi. Vai. Ecco. Spegni, accendi. Abbiamo la 220 direttamente dentro il bagno. Perfetto. Vai. Accendi. Perfetto. Spegni. Spegni tutto. Ecco, cari amici. Questo è quello che abbiamo fatto. La 220 prodotta dall'inverter su tutte le prese 220 a costo zero, con due spine che ho riciclato e che non mi sono costate nulla. Costo zero, lavoro fai da te quasi inesistente, praticità. Ora qui viene il bello e vi voglio spiegare una cosa. Quello che voglio dire per ultimo, non certo per importanza, è il fatto che molti leoni da tastiera, persone che diranno: ah, a me è un lavoretto, una pochezza, una cosa, ah, se me lo dimentico attaccato e attacco le 220, arrivo un campeggio e attacco le 220. Ecco, il consiglio mio è quello di usare questo mezzuccio solo quando ti serve, poi lo stacchi. Ah, ma capita che io me lo dimentichi. Perfetto.
Ma scusate, io questo lavoro fatto per bene, sicuramente migliore di me, con un impianto tutto nascosto, e va all'ingresso della 220 con un relè che si attacca a uno e l'altro, tutto quello che volete voi. Ma lì devi pagare soldini che in questo momento di massima emergenza Covid, molte persone hanno perso il lavoro, molti amici miei hanno dovuto vendere il camper perché non ce la facevano a pagare l'assicurazione, il bollo, ad uscirci col camper. Te lo dimentichi? Non posso crederci. Tu che sei già pronto a scrivere sulla leone da tastiera e dirmi: ah, me lo dimentico, brucio tutto l'impianto. Perfetto, perché quando vai in bagno ti dimentichi di tirare lo sciacquone. Quando usi la bancheria non la spegni dopo l'uso. Quando usi l'asciugacapelli, che fa? Non lo spegni, non lo stacchi dalla spina per andarlo a riporre. Quando la signora usa il ferro da stiro, che fa? Non lo spegne, non lo stacca e lo ripone direttamente sull'alloggio dove lo mettono. Penso rimanga l'asta da stiro per casa. Vi saluto, un abbraccio, carissime sorelle e fratelli camperisti. Vi voglio sempre bene col cuore. Tony Sbriglio e la bellissima Angela. Ciao, un abbraccio. Ciao.